Proprio in questo momento, mentre state guardando questo video, all'interno del vostro corpo c'è una molecola che sta facendo cose, e sta facendo cose straordinarie. Come avrete intuito dal titolo di questo video, mi sto riferendo alla vitamina D, una molecola, una vitamina che è passata da non esistere, nessuno sapeva che c'era, a nessuno interessava, fino a quando è stata caratterizzata e quindi si è scoperto anche il suo ruolo a livello delle ossa, che in realtà non è proprio come si pensa, fino a diventare una vitamina D che fa tutto, ancora un po' ci ripiastrella il bagno. Ecco, allora vorrei fare un po' di chiarezza per capire come lavora la vitamina D e addentrarmi nella meraviglia straordinaria e caleidoscopica del funzionamento del nostro corpo. Se vi piace questo modo di fare divulgazione, potete seguire e iscrivervi a questo canale YouTube, è il modo più bello, più forte, prezioso che avete per sostenere il mio lavoro, e per chi vuole mettersi in contatto con me invece ci vediamo su Instagram. Ma allora non perdiamo tempo e tuffiamoci di testa all'interno della vitamina D, e per fare questo vedremo il viaggio incredibile che compie questa vitamina. Il viaggio della vitamina D comincia dalla pelle. Ebbene sì, anzi comincia anche prima, a dire la verità, della pelle. Infatti comincerebbe da una sostanza che nessuno di noi potrebbe pensare correlata alla vitamina D. Una sostanza che, a dire la verità, ci dà anche abbastanza fastidio. La guardiamo con sospetto, e mi riferisco al colesterolo. Ebbene sì, il viaggio della vitamina D inizia dal colesterolo. Questo colesterolo, a livello della pelle, soprattutto delle ghiandole sebacee, che noi diciamo producono il sebo, mi piace mica a me il sebo, ma in realtà, soprattutto lì, il colesterolo viene trasformato in 7-deidrocolesterolo, che è una sostanza simile ancora al colesterolo. Ma a differenza del colesterolo classico, ha una caratteristica che la rende speciale. Infatti può reagire con i raggi ultravioletti di tipo B, che sono contenuti nei raggi del sole, e diventare la pre-vitamina D. La previtamina D è una molecola però un po' instabile, perché sta lì ma nel tempo, nell'arco di ore o di giorni, tende a modificarsi da sola spontaneamente e diventare la vitamina D3 o colecalciferolo che tutti conosciamo. Ecco qui una piccola precisazione, perché noi esseri umani non siamo le uniche forme di vita a produrre la vitamina D, questa in realtà è sintetizzata anche in funghi. Solo che non si chiama vitamina D3, come nel nostro caso, ma vitamina D2. La vitamina D2 è leggermente diversa, è un po' meno efficiente all'interno del nostro organismo, ma comunque può essere utilizzata, potremmo dire. Quello quindi che è chiaro è che i raggi solari facilitano, o meglio, sono essenziali per produrre la vitamina D. Ma uno si potrebbe dire, allora se io prendo troppo sole, ecco che potrei intossicarmi di vitamina D. Ma il nostro organismo è più intelligente, forse di noi stessi, ci verrebbe da dire, perché ha progettato già tutto, ha detto no, tranquillo, se tu prendi troppo sole, io sai che faccio? Faccio in modo che questa vitamina D venga in realtà, anziché essere prodotta, venga degradata in delle sostanze che non hanno una funzione di vitamina D, che sono il tachisterolo, il lumisterolo, insomma ce ne sono diverse. Quindi il nostro corpo è in grado di anche proteggerci dall'eccesso dell'autointossicazione. Vedremo in un video successivo anche tutti gli aspetti legati all'esposizione solare, alla vitamina D della dieta, perché anche nella dieta potenzialmente potrebbe essere introdotta la vitamina D. Comunque, che sia prodotta dalla pelle o che l'abbiamo assunta, ingurgitata attraverso la dieta, la vitamina D a un certo punto entrerà nel sangue. E qui nel sangue continua il suo viaggio e circola nel sangue fino ad arrivare al fegato. Nel fegato anche lì succedono cose, perché il fegato prende questa vitamina D e dice io ti modifico, perché io ti voglio modificare. E lo fa attraverso una proteina, un enzima che forse alcuni conosceranno perché ne ho parlato già in altri video, e sono le proteine del CYP,
che non è una parolaccia, si chiamano così, sono degli enzimi, delle proteine che hanno la funzione di trasformare, sono dei trasformatori di cose. In questo caso nella vitamina D il chip fondamentale si chiama chip 27A1, sempre nomi molto semplici, diamo noi scienziati. Fatto sta che questo enzima va a trasformare la vitamina D3 o con le calciferolo in calcidiolo o 25 idrossi vitamina D3. Insomma, nomi pazzeschi, però calcidiolo, ricordiamocelo, è facile. Solo che una volta che il fegato l'ha prodotto, riceve, vabbè, il mio l'ho fatto, adesso mo ti espello. E infatti la vitamina D ritorna nel sangue, ci può ritornare libera, solitaria, oppure legata a delle proteine sempre sintetizzate dal fegato. La maggior parte della vitamina D in realtà non viaggia da sola, non è un lupo solitario, ma viaggia accompagnata all'interno di piccoli zaini che sono proprio le proteine. E questa vitamina D in realtà è la maggior parte della vitamina D che noi abbiamo all'interno del nostro corpo. Non è super attiva, diciamo, è un po' una dormigliona, potremmo dire, e infatti continua a circolare nel sangue. Una quota di questa vitamina D può essere anche sequestrata all'interno del tessuto adiposo, quindi della ciccia, per così dire. Infatti la vitamina D è liposolubile, quindi si lega molto bene, riesce a familiarizzare con molta facilità con i grassi. Questa vitamina D rimane nel sangue per circa 2-3 settimane, quindi deve essere continuamente prodotta, altrimenti i livelli calano. Ma circola, a un certo punto dovrà arrivare da qualche parte. E il viaggio della vitamina D comincia a finire arrivando nel rene. Uno dice, ma che c'entra il rene? No, perché il rene possiede un altro enzima del CIP, che è il CIP 27B1, che anche questa volta insieme al magnesio trasforma la vitamina D, 25 idrossi vitamina D o calcidiolo, nella forma più attiva e potremmo dire anche devastante, tra virgolette, perché ha un'efficacia molto molto elevata quando viene trasformata e diventa calcitriolo o, per gli appassionati di chimica, 1,25 idrossi vitamina D. Ecco, qui è molto interessante notare una cosa, come il corpo si riveli nuovamente molto intelligente, perché uno potrebbe dire, ma sai che c'è? Io magari ho tantissimo calcidiolo, quindi la forma prodotta dal fegato in circolo, non è che rischio di intossicarmi? No, non rischi di intossicarti, o meglio, no, entro certi limiti, nel senso che il corpo si autodifende e fa in modo che a livello del rene, se c'è troppa vitamina D oppure troppo calcio, troppo fosforo, ecco che attiva degli enzimi che vanno a degradare la vitamina D, evitando che si formi troppo calcitriolo, che è la forma finale più attiva. Questa è talmente attiva che il corpo deve difendersi da essa e quindi ha una vita molto breve nel sangue. A differenza delle 2-3 settimane del calcidiolo, il calcitriolo dura poche ore, intorno alle 6 ore potremmo dire. Ma una volta entrato in circolo, di nuovo legato alle proteine o come lupo solitario, ecco che può entrare nelle cellule del nostro corpo. E praticamente tutte le cellule sono in grado di recepire la vitamina D attraverso i recettori per la vitamina D. Ora, considerate una cosa incredibile, che circa il 3% del nostro DNA può essere alterato, espresso, insomma, può subire delle perturbazioni da parte della vitamina D. Questo è un numero pazzesco! Pazzesco, perché vuol dire che la vitamina D ha il potere di andare ad agire su numerosissimi processi all'interno del nostro corpo. E noi ci domandiamo allora, la vitamina D sì, serve per le ossa, ma siamo sicuri che serva solo per le ossa? Adesso lo scopriamo. Dottore, la vitamina D mi serve per le ossa? Sì, è vero, la vitamina D ha un ruolo importante nel metabolismo osseo. Ma perché? Cos'è che fa a livello di queste ossa?
La vitamina D è un po' la regina, è detta lei la legge a livello delle ossa, anche se non è l'unica, ha degli scagnozzi per così dire. La vitamina D ha un ruolo molto variegato e soprattutto anche indiretto a livello delle ossa. Infatti quello che fa è agire a livello dell'intestino e a livello del rene. E uno potrebbe ritrovarsi confuso, ma come, non agiva a livello delle ossa? Sì, però le ossa hanno bisogno di calcio. Il calcio viene assorbito a livello intestinale e viene espulso a livello renale. Ecco che allora la vitamina D favorisce il riassorbimento intestinale e blocca l'espulsione a livello renale. Fa la stessa cosa anche con il fosforo, perché calcio e fosforo sono i due elementi essenziali per avere delle ossa forti. Ma fa una cosa indiretta, cioè va in un certo senso a ostacolare anche l'attività del paratormone, che è questo ormone che lavora nell'ombra e che ha la funzione di andare a riassorbire, distruggere le nostre stesse ossa. Se siete interessati al perché, fatemelo sapere, potremo fare un bel approfondimento anche su questo tema. In generale, comunque, la vitamina D a sua volta può riassorbire un po' le ossa, quindi spaccare un po' le ossa, ma infatti uno potrebbe dire, ma sono confuso, cioè la vitamina D non è che le rinforzava, adesso finisce che le spacca, e in realtà fa una cosa raffinata, stimola il rimodellamento osseo, perché dovete sapere che in questo momento il 7% delle vostre ossa si sta rimodellando, quindi si stanno riassorbendo per ricostruirsi. Uno potrebbe dire, ma perché tutto questo lavoro? A me sembra una cosa inutile. Non è inutile, perché il nostro corpo invecchia, ahimè, è così purtroppo, e dobbiamo ricostruirlo, ringiovanirlo, rimodellarlo. Ecco che la vitamina D ci aiuta in questo tipo di attività. Quindi, da un lato favorisce il riassorbimento dell'osso, ma dall'altro crea e mette in circolo tutte quelle sostanze che servono all'osso per ricostruirsi. Ma che cosa succede quando la vitamina D cala troppo? Che abbiamo una insufficienza, una deficienza, poi vedremo le differenze in un prossimo video. Beh, succede che il PTH, il paratormone, no? Questo ormone che lavora nell'ombra, ecco che non ha più rivali, e diventa lui il re. Dice: ti ho spodestato, regina, sono io il re e adesso me la comando. E quindi va a livello delle ossa e le riassorbe in modo indiscriminato. Questo eccessivo riassorbimento, ecco che può creare un danno a livello osseo, una debolezza, una fragilità, e fino a sconfinare in quella che si chiama osteomalacia nell'adulto, quindi le ossa sono molto deboli e possono comparire anche dei sintomi di dolore, di debolezza anche muscolare, di stanchezza. Questa è l'osteomalacia ed è una situazione importante che deriva da una carenza di vitamina D ed è una situazione in cui è fondamentale non cadere. Ma ecco che, sapendo queste cose, arriva sempre qualcuno che dice: ma sì, allora sai che c'è? Io mi prendo una vagonata di vitamina D, me la mangio con la pala. Ecco, questa è una cosa che non serve. Lo scopriremo nel prossimo video, ma già qui è importante sottolineare che la vitamina D non è che più ce n'è meglio è, non è che se io ne prendo una tonnellata avrò delle ossa indistruttibili, non funziona in questo modo. C'è una soglia minima al di sotto della quale le ossa sono danneggiate, ma al di sopra di questa soglia prendere più vitamina D non serve a nulla, o perlomeno questo è quello che ci dicono gli studi ad oggi. Volete un esempio? Beh, lo studio Vital, che è uno studio veramente molto importante, ha studiato e sta studiando la vitamina D sotto ogni tipo di aspetto, ci dice una cosa molto chiara, che chi ha preso per 5 anni 2000 unità di vitamina D, poi nel prossimo video vi sarà chiaro il numero di unità, ecco che non ha un vantaggio a livello osseo misurato in termini di fratture scheletriche. Quindi vedete, prendere la vitamina D a caso senza una reale motivazione non necessariamente può produrre dei vantaggi, anzi scopriremo che potrebbe produrre anche degli svantaggi. Ma la vitamina D, se influenza il 3% del nostro DNA, non è che forse ha anche altre attività oltre all'osso? E in effetti sembrerebbe proprio di sì, o perlomeno abbiamo molti dati che ci dicono questo.
Per esempio, la vitamina D può agire sul sistema immunitario. Questo è interessante e lo fa in maniera duplice, perché da un lato va ad attivarlo, quindi va ad attivare quello che si chiama sistema immunitario innato, che è quel mega esercito di globuli bianchi un po' fessacchiotti, diciamo così, che vanno ad agire in modo poco raffinato e spaccano tutto quello che dà fastidio a loro, tutto quello che è estraneo. Ma in parallelo va a bloccare invece il sistema immunitario adattativo, che sono un po' le teste di cuoio, potremmo dire, no? Quindi i militari scelti, fondamentali per le missioni speciali, molto raffinati e molto precisi. Ecco, ha questa azione duplice, quindi si è ipotizzato che la vitamina D possa essere utile per contrastare le infezioni, perché ci dà un esercito molto attivo e subito pronto a reagire, ma ci protegge invece dalle malattie autoimmuni, che spesso sono causate da questi militari un po' più specifici. E infatti diverse evidenze osservazionali, ricordatevi questo termine perché poi lo approfondiremo, ci dicono che la vitamina D si anticorrela, quindi meno vitamina D più rischio di malattie autoimmuni, tra cui artrite reumatoide, polimialgia reumatica, sclerosi multipla, lupus, eccetera, eccetera. Però, diciamo che gli studi interventistici, quindi quando diamo noi il farmaco, sono un po' più controversi. Con un'eccezione, torniamo di nuovo allo studio Vital, quello studio bellissimo e grandissimo su oltre 25.000 persone, che coloro che prendevano vitamina D rispetto a chi non la prendeva, parliamo di 2.000 unità al giorno, ecco che aveva un'incidenza, quindi un rischio inferiore al 20% di sviluppare malattie autoimmuni. Quindi la vitamina D potrebbe avere un impatto sulle malattie autoimmuni. Sulle infezioni invece gli studi condotti finora sono molto più deboli e molto meno convincenti. Ma quanti sapevano che la vitamina D potrebbe andare ad agire anche sui muscoli? Ebbene sì, perché si è visto che chi ha vitamina D molto bassa tende a essere debole, avere dolori muscolari e tende anche a cadere di più. Allora si è detto, ma sai che c'è? Io a questo punto do la vitamina D, così le persone diventano più forti, cadono di meno. Diciamo che i lavori sono un po' contrastanti, nel senso che abbiamo una bella meta-analisi del 2014 che ci dice, vi lascio tutti poi i riferimenti nella didascalia, che dice che effettivamente la vitamina D riduce il livello di caduta, però i lavori successivi, in realtà un po' più moderni, più aggiornati e soprattutto che hanno escluso i lavori ritrattati, ritirati, perché alcuni di questi purtroppo erano falsi, avevano pubblicato dati falsi, quindi tolti questi sembrerebbe meno convincente il ruolo della vitamina D sui muscoli, ma è un territorio di intenso studio scientifico questo. E che dire della vitamina D e il cuore, dell'ipertensione, delle malattie cardiovascolari? Beh, gli studi osservazionali ci dicono che più vitamina hai, meno hai probabilità di avere questo tipo di malattie. Però gli studi interventistici non convincono, non riescono a sostenere una egual tesi. Quindi lo scopriremo nei prossimi anni. E infine il diabete di tipo 1 risente un po' del ragionamento sulle malattie autoimmuni che abbiamo già fatto. E il diabete di tipo 2? Ecco che anche qui gli studi osservazionali ci dicono meno vitamina D più diabete di tipo 2, gli studi interventistici sono un po' più dubbi, alcune meta-analisi sembrano dimostrare un effetto protettivo della vitamina D sul diabete, quindi è possibile che in questi casi avere livelli di vitamina D più alta possa essere protettivo rispetto a questa patologia. Ma in sintesi, che cosa ci dobbiamo portare a casa di questa vitamina D? Beh, che sicuramente avere livelli adeguati permette di mantenere le ossa forti, ma attenzione perché strafare in realtà non sembra essere conveniente. Poi lo scopriremo nel prossimo video perché. Ma su tutte le altre patologie, ecco che il ruolo della vitamina D è molto più fiacco. Forse un'eccezione potrebbero essere alcune patologie autoimmuni in cui la vitamina D potrebbe proteggere dallo sviluppo di queste malattie,
forse anche sul diabete di tipo 2, ma diciamo che in generale i dati sono ancora un po' fiacchi, ma sicuramente nei prossimi anni andremo a sviluppare da un punto di vista scientifico tutti questi aspetti. Quindi, come dire, vi aspetto nella prossima puntata. Per oggi è tutto, spero che questo video vi abbia dato delle informazioni utili su quello che sta avvenendo all'interno del vostro corpo e quindi possiate essere un po' più consapevoli sulle meraviglie nascoste che accadono dentro i vostri organi, dentro il vostro sangue. Questa è una cosa veramente meravigliosa, lasciatemelo dire. Conoscere come funziona il nostro corpo è bellissimo ed entusiasmante. Noi ci vediamo nel prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è veramente un bel modo per sostenere il mio lavoro. E per chi volesse entrare in contatto con me, ci vediamo su Instagram, dove pubblico un po' di storie, insomma, ci intratteniamo un po' più su base giornaliera. Alla prossima!